Il provvedimento sull'ILVA, che il governo ha definito il testo della svolta, diventa legge. Le misure approvate dalla Camera, tra i vari punti, prevedono lo sblocco dei fondi Fintecna per garantire la continuità produttiva degli stabilimenti, la realizzazione del piano di risanamento ambientale anche grazie all'utilizzo delle somme sequestrate ai Riva e la prededucibilità dei crediti delle piccole e medie imprese dell'indotto, autotrasportatori compresi. Il provvedimento spiana la strada alla costituzione di una NewCo, una nuova azienda, che tra alcuni mesi potrà acquisire gli impianti e il personale del siderurgico. Si crea un pacchetto di risorse fondamentali per rivolgersi a nuovi soggetti privati che potranno acquistare rami di azienda o affittarli, e quindi diciamo, si creano le condizioni per cui l'azienda abbia di fatto la possibilità di ottenere quell'appetibilità che oggettivamente la questione ambientale aveva gravemente compromesso insieme alla gestione dei Riva. Tra gli oppositori a questo decreto i 5 Stelle, alcuni arrivati dalla Puglia per assistere alla votazione. Di fatto non contiene che favori alle banche e nulla per i cittadini di Taranto. Soprattutto questo decreto svela la mancanza completa di un progetto industriale, un piano industriale serio per il Paese. Anche Forza Italia ha votato no, con qualche eccezione. Il mio voto è a favore esclusivamente perché sono di Taranto e quindi mi sento di dare ancora una volta un segnale di distensione verso il governo. Il provvedimento effettivamente è un provvedimento che fa acqua da tutte le parti.